sono gruppi che hanno sfilato da Piazza Brina a Piazza Verdi, 7 premi in gara da contendersi a suon di mascherine e costumi. Si apre così la terza giornata del Carnevale della Spezia, o meglio Carlevade a Spesa. Tra le novità di quest'anno anche la diretta con Radio Bruno e le maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio, Buffarmacco e Ondina. Il Carnevale di Spezia è tornato e, come lo vedete, è molto partecipato, perché la città risponde sempre. Come dico sempre, la Spezia vive. Grande partecipazione in tutte le zone della città. Il risultato è questo: c'è voglia di fare, c'è voglia di divertirsi. Non vogliamo più costringere gli spezzini ad andare altrove per poterlo fare. Spezia può dare questo e molto di più. Come patrono del Carnevale, soddisfatto del risultato? Assolutamente, sono soddisfatto della partecipazione nei quartieri, perché vedere tante persone che alla sera si sono riunite per ricercare un po' quel senso di comunità che si era perso appunto per un obiettivo come il Carnevale è qualcosa di orgoglio personale. Hanno partecipato diversi quartieri appunto della città al premio appunto quartieri in sfilata, e quindi questo è già appunto una novità di questo, di questa edizione del Carnevale, quindi coinvolgere la città tramite la partecipazione nei quartieri, che poi i quartieri sono il cuore pulsante della città. Quindi possiamo osare pensare a una partecipazione anche per le prossime edizioni? Assolutamente, sì, già da oggi invito tutti i vari quartieri a unirsi, a socializzarsi per partecipare al Carnevale. Quest'anno i gruppi che hanno sfilato sono stati veramente molto originali, tra i temi preferiti, quelli mitologici, ma anche la Contessa di Castiglione. Eh sì, sono io, la Contessa di Castiglione, Virginia Olduini. Perché è scesa a festeggiare il Carnevale con Spezia? Perché comunque è la sua città, quindi è giusto che partecipi. Poi la Contessa comunque aveva questi lati anche proprio, diciamo, popolari. Re Carnevale, com'è andata la giornata e alle maschere gli è piaciuta di più? Dunque, la giornata è stata splendida, anche perché la partecipazione è stata grandissima. E io purtroppo dalla macchina dove ero non ho potuto vedere tutte le maschere, quindi per me sicuramente sono tutte belle. A Carnevale della Spezia non poteva mancare Battiston e sua moglie. E te, certo, mia moglie Maria, che sta bravissima, sta brava. Ma quest'anno gli è venuto anche da trovarsi da Viareggio, ragazzi, mica da roba da poco, adesso parliamo in italiano. Non è roba da poco, abbiamo avuto la grande stima, un grande regalo dalla fondazione del Carnevale di Viareggio, cioè Buffarmacco e Ondina, le maschere ufficiali originali, non è che erano copie, sono gli originali, perché oggi non sfilavano, cioè, e hanno sfilato ieri. Questo è un grande onore per Spezia. Oggi terza giornata, ma non è ancora finita qui, ci sarà un quarto appuntamento. Assolutamente, ci vediamo sabato pomeriggio in Piazza Brine con il Carnevale Quattro Zampi, quindi tutti siete invitati. Il Carnevale non finisce, io potrei dire viva Battiston, viva il Carnevale Spezzino, viva Spezia.